Questa è la guida ufficiale che trovate nell'Hello World di GitHub. L'Hello World di GitHub è una guida fatta piuttosto bene che vi spiega nel dettaglio quali sono i concetti fondamentali da conoscere su GitHub e trovate delle informazioni soprattutto su questi concetti qui: i repositories, i branch, i commit e le richieste di pull. Andiamo per ordine. I repository sono quelli che abbiamo visto finora, quindi i repository, per esempio questo è un repository, cioè in questo caso corrisponde con un plugin, ma può corrispondere anche con un dataset, può corrispondere, in generale è un'entità che sostanzialmente assolve a un determinato compito, quindi può essere un plugin, può essere un software, può essere un sistema operativo open source, può essere fondamentalmente qualsiasi cosa, un agglomerato di codice, diciamo. Come abbiamo visto, i branches sono versioni alternative, versioni personalizzate di un determinato software. In questo caso, per esempio, c'è una versione master che io poi posso personalizzare creando un branch alternativo, sostanzialmente. Quindi poi li vedrò tutti elencati qui. In questo caso nessuno l'ha creato, in realtà qualcuno l'aveva anche creato, però evidentemente poi è stato successivamente dismesso. La definizione di commit la prendiamo direttamente anche dalla documentazione ufficiale di GitHub, perché un commit viene sostanzialmente detta una revisione. Cioè un commit è una revisione, cioè un cambiamento individuale a un file o a un insieme di file che sono contenuti all'interno del repository. Quindi quando noi effettuiamo una commit, il Git assegna un indirizzo univoco, quindi un hash univoco a quel cambiamento che permette di registrare il fatto che noi l'abbiamo fatto. Tutto questo serve perché GitHub, il Git in generale, è pensato per codice di tipo collaborativo, cioè più programmatori che lavorano nello stesso codice, quindi è utile per orientarsi sostanzialmente all'interno di questo mondo e quindi ci permette di tracciare tutte le modifiche che facciamo e di risalire a chi le ha fatte, per una questione anche di organizzazione interna del lavoro sostanzialmente. È buona norma associare a una commit un messaggio che spieghi che cosa avete fatto e perché l'avete fatto. Le richieste di pull, le pull request, sono una cosa piuttosto avanzata in realtà, ma ha una caratteristica anche qui molto potente del nostro progetto. Noi che cosa potremmo fare? Potremmo trovare un progetto e renderci conto che c'è una miglioria che può essere applicata a questo progetto che sostanzialmente noi sappiamo come correggere. Come possiamo fare noi intervenire all'interno di un branch? Per intervenire all'interno di un branch sostanzialmente dobbiamo creare una richiesta di pull, ovvero fare una proposta di modifica. Infatti nella definizione vediamo proprio questo. Le richieste di pull sono cambiamenti proposti a un repository che vengono sottoposti da un utente e possono essere accettati o rifiutati dagli autori del repository stesso, chiaramente. Le issues, quando noi rileviamo specificatamente un problema, un bug, cioè nel nostro uso del software abbiamo rilevato un bug che non è documentato da nessuna parte, allora apriamo una issue. Ovviamente aprire la issue non vuol dire che dall'altra parte ci dobbiamo aspettare che la persona vada a farci l'assistenza gratuita, perché non è questo il senso. Se noi abbiamo bisogno di fare qualcosa di specifico dobbiamo avere un reparto IT che ce lo fa. Non si scappa, perché ormai l'informatica funziona così. E qualsiasi altra soluzione è comunque arrangiata rispetto a come andrebbe fatta, però la issue va determinata con una particolare sensibilità, dobbiamo stare molto attenti ad aprire issue che siano effettivamente dei problemi, perché se poi non lo sono, questo può creare problemi all'interno della comunità, ci può essere anche un ban. Quindi la differenza tra pull e issue è sottile, ma è importante. Entrambi possono avere, diciamo, possono aprire una discussione in cui le issue sono tipicamente problemi bug bloccanti, le pull sono semplici migliorie che noi stiamo proponendo, anche in corrispondenza magari di inesattezze, di imprecisioni o di cose che potrebbero funzionare meglio dal punto di vista del calcolo della UX, ad esempio.
Quindi questa è la differenza. Le pull sono meno gravi, sono un po' come i warning, se vogliamo, e dalle pull possono essere generate, da quello che abbiamo visto, i branches, cioè le versioni alternative di un determinato codice che poi può essere mergiato in futuro con quello che è stato fatto prima, seguendo determinati criteri. Mentre invece le issues riguardano bug veri e propri, cioè tipicamente voi nelle issues segnalate il bug che avete riscontrato, lo copiate e incollate dal codice. Quindi sostanzialmente il discorso è questo qui. È corretto vedere GitHub come un repository di codice, ovvero come un posto dove io posso sostanzialmente condividere parti di codice, condividere conoscenza a livello di software, a livello tecnico, e metterlo online con vari livelli di visibilità. E quello che fanno i GIST, quelli che vi sto mostrando in questo momento, è esattamente questo. Per esempio, un esempio di GIST potrebbe essere una paginetta in cui io sostanzialmente ho condiviso una parte di codice riutilizzabile, che in questo caso è un file htaccess che contiene determinate impostazioni lato server che sono tipiche dei siti. Quindi il fatto che una risorsa sia tipica è abbastanza comune che voi possiate trovarlo all'interno di GitHub. Ma non solo, possiamo trovare anche spezzoni di codice. Quindi io posso trovare nei GIST, posso trovare delle parti di codice che io posso riutilizzare. Per esempio, questo serve per convertire le tabelle MySQL dal formato MyISAM al formato InnoDB. Quindi posso fare in questo modo qui, posso cambiare il motore di ricerca interno e sostanzialmente mi basta copiare una di queste righe. Questo vale per le tabelle di WordPress, per effettuare la conversione alle tabelle di WordPress. Tipicamente questi GIST sono abbastanza ben documentati e sono una risorsa veramente molto molto importante per i programmatori. Se voi potete trovare anche delle informazioni che poi sono delle vere e proprie mini guide all'interno di GIST. Ovviamente il GIST è soltanto una sottoparte di GitHub che però assume una valenza ovviamente più ampia. All'interno ci possiamo trovare dei software, dei mini software, dei mini pezzi di codice nella peggiore delle ipotesi, che possono essere utilizzati per creare software sempre nuovo e sempre aggiornato. Non si tratta di una cosa effettivamente neanche troppo da smanettoni, anche perché, come è stato visto di recente, c'è questa community di sviluppatori italiani che afferiscono al sito developers.italia.it, che sta mettendo online una quantità di informazioni open source veramente impressionante. Ad esempio troviamo gli open data per le somministrazioni dei vaccini del Covid-19 in tempo reale, che quindi voi potete prendere questi dati e riutilizzarli liberamente, essendo appunto open data liberamente utilizzabili. Trovate dei dataset, questa è una caratteristica che li rende simili a dei magazzini di testo, potremmo dire, in cui io praticamente trovo per esempio delle basi di dati che riguardano il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dati sulla pesca marittima, dati sui beni culturali in ambito scolastico, dati del MIUR e via dicendo. Quindi io da questo punto di vista posso andare a cliccare qui come se fosse un sito normale sostanzialmente. E qui arrivo nel portale unico dei dati della scuola. Queste però, diciamo, sono ancora dataset, io posso avere anche codice. Se per esempio consideriamo questo è un progetto evidentemente fatto in Python, è un progetto pubblico, che è possibile istanziare e utilizzare in modo autonomo. Troviamo generalmente le istruzioni per l'installazione in tutti i progetti, quindi questo senza addentrarci necessariamente nella nomenclatura dei branch e via dicendo, noi troviamo le istruzioni per l'installazione. Quindi in questo caso per chi conosce Python basta installarlo così, oppure installarlo direttamente come spiegato qui, e
e poi utilizzarlo secondo la linea di comando a seconda dei casi che ci servono, insomma, quindi poi lì si entrerà nello specifico. Ovviamente questi vanno visti come template, cioè questo open source va visto come template, nel senso che non sono esattamente software pronti all'uso, sono software che devono essere adattati al nostro scopo, quindi è chiaro che ci vuole uno lavoro lato IT da questo punto di vista. Purtroppo le istruzioni per l'installazione non sono sempre disponibili e questa è una cosa che molte persone che hanno visto il video precedente sull'uso di GitHub mi hanno fatto notare a più riprese. Purtroppo qui non esiste una risposta standardizzata, qui bisogna per forza affidarsi poi alla pratica e quindi andare nella nostra shell di comando e far funzionare quel software e vedere che cosa tira fuori a seconda delle architetture, a seconda del computer dove lo andiamo ad installare, del server dove lo andiamo ad installare tipicamente. Quindi da questo punto di vista purtroppo non c'è una risposta univoca, anche se ovviamente questi repository sono sempre più grossi, sempre più consistenti. Questa che è una possibile integrazione tra WordPress e lo SPID, quindi dal nome voi capite di che cosa si tratta. Quindi in questo caso ci viene detto che non è un progetto più mantenuto. In questo caso qui che cosa possiamo fare? Noi possiamo prendere questo plugin e utilizzarlo per costruire qualcosa di nuovo. Quando costruiremo qualcosa di nuovo avremo creato poi un branch alternativo. I branch li trovate qui. Quindi qui i branch sono delle versioni alternative rispetto alla master, che è quella principale, che servono a venire incontro a esigenze specifiche, quindi sono customizzati per esempio su un determinato hardware o per rispondere a una determinata richiesta. Buona norma vorrebbe che quando noi scarichiamo del codice da GitHub poi ripubblichiamo quel codice anche open source in modo che anche altri possano fare la stessa cosa. Non è obbligatorio, ci sono delle questioni legate alle licenze non banalissime da affrontare in un video, ma comunque in generale la buona prassi sarebbe questa. Il mondo di GitHub è sicuramente complesso e da informatico a me fa piacere, devo dire, che si stia aprendo anche al mondo dei non strettamente informatici o di quelli che magari non si erano mai posti il problema prima. Sicuramente è un modo di produrre software piuttosto sostenibile, piuttosto conveniente. Anche voi, se mi cercate su GitHub, avrete anche la possibilità di vedere i piccoli progettini su cui ho lavorato. Trovate per esempio anche una versione di un vecchio videogioco che avevo creato, che vi faccio vedere al volo. Questo è un giochino che avevo creato in cui sostanzialmente quello che dovete fare è ricomporre la parola in rosso mettendola nel giusto ordine e trascinando i tasti della tastiera. Questo progetto qui è un progetto che io avevo realizzato nel 2014, scaduto il tempo, non fatto in tempo. Questo progetto era un puzzle game che poi è stato abbandonato e che quindi io ho pensato di pubblicare online con l'idea che magari qualcuno un giorno potesse riprenderlo, diciamo. Come potete vedere c'è un master singolo, se qualcuno fosse interessato naturalmente mi farà molto piacere che qualcuno possa continuare questo progetto e renderlo qualcosa di diverso o utilizzarlo come ispirazione per altre cose. Qui potete vedere il codice univoco che è stato generato nella prima versione che io ho creato. Qui vedete il numero di commit, vedete proprio nella pratica quello che abbiamo visto, quindi numero di commit sono il numero di volte in cui io ho aggiornato i file, a ogni commit viene associato un codice univoco, quindi in realtà quel numerino lì era l'ultima commit che era stata fatta. Tra l'altro avrete anche la possibilità di vedere visualmente quello che è stato fatto e naturalmente potrete confrontarlo a seconda dei vari branch, ammesso che ci siano. Poi tenete conto anche di una cosa: quando un progetto, ogni progetto può essere scaricato
direttamente da qui, cioè voi cliccate su code, questo bottone in verde ben in vista, tutti i progetti hanno questo aspetto qui, quindi voi potete scaricare direttamente il formato zip. Ovviamente scaricare il formato zip oppure installarlo VSSH, in questo caso vi servirà una chiave pubblica o una chiave privata per poterlo fare. In ogni caso avrete dei file, quindi la cosa importante da capire è che GitHub vi dà dei file, raramente vi dà degli eseguibili. In alcuni casi può anche darvi degli eseguibili, quindi da questo punto di vista sono attrezzati anche loro, diciamo, per le masse, ecco, per rendere il tutto abbastanza fruibile, il più possibile fruibile anche per chi non è prettamente un informatico. Però naturalmente questi file poi devono essere installati. Questo è un progetto che mi è stato segnalato via mail e che sostanzialmente c'è una lista di requisiti e che deve essere attivato mediante Docker. Faccio un piccolo excursus, perché ovviamente Docker va al di là di GitHub. Docker, come possiamo vedere, è un software di packaging e di sviluppo che risolve un problema piuttosto importante, che è quello delle dipendenze, cioè le dipendenze tra le varie librerie. Gestire tutto a mano può essere complicato, quindi sostanzialmente che cosa facciamo? Noi ci possiamo scaricare un client che c'è sia per Mac che per Windows che per Linux, e che permette di creare un ambiente Kubernetes. Che cosa possiamo fare? Seguiamo l'installazione del Dockerfile, quindi sostanzialmente dobbiamo andare a vedere come si crea un Dockerfile all'interno della documentazione ufficiale del Docker, e poi sostanzialmente andiamo a vedere i dettagli del tutto, quindi e poi qui viene spiegato nel dettaglio come configurare tutto quanto. Sostanzialmente da questo punto di vista tutto dovrebbe ricondursi poi alla realizzazione, al lancio di un determinato comando, che naturalmente deve essere eseguito seguendo le indicazioni che sono state fornite, e a questo punto sostanzialmente noi ci troviamo nella condizione di poter avviare il progetto tipicamente dalla cartella latest, che indica l'ultima versione. In questo caso qui sono in ballo delle questioni piuttosto complesse, perché bisogna fare una richiesta specifica all'Agid prima di utilizzare questo tipo di software, e poi sostanzialmente si potrà avviare il software in maniera indipendente, quindi creando il proprio branch. E naturalmente qui si va molto al di là di quelle che sono le caratteristiche di GitHub, come dicevo prima, quindi voi sostanzialmente dovrete configurare un progetto Kubernetes in buona sostanza. Per fare questo, il modo migliore per farlo è, come dicevo prima, quello di andare su Docker, in questo caso scaricare i tool per la produttività che potete trovare all'interno del sito ufficiale, ve li scaricate e quindi iniziate a verificare tutto quanto. Una cosa che può essere interessante da notare, infine, è che i progetti più complessi come questo tipicamente vi dicono in che linguaggi sono stati fatti. Qui abbiamo una grande maggior parte di Python, cioè il progetto è stato fatto con Python, funziona in HTML e JavaScript, e un'altra piccola parte di altri tipi di software non specificati, ma sostanzialmente questo dovrebbe essere un framework in Python. Su Python ho scritto anche nel mio blog, su trovalost.it trovate un po' di guide a tema Python, se vi interessa. Quindi spero di avervi dato delle informazioni utili, grazie e alla prossima.